Dottor Gagliani, due battute. Buonasera. Buonasera. Un miglioramento, però ancora non sono arrivati i punti. Siete un po' rammaricati? Ma no, beh, certo, quando perdi le partite sei sempre rammaricato, però la squadra è migliorata molto, secondo me non meritava di perdere. Abbiamo avuto diverse occasioni, bisogna stare calmi, tranquilli, sereni e andare avanti, lavorare. Certo che questa sera mancava completamente, a parte che non hanno fatto male chi ha giocato, insomma. Abbiamo perso, avevamo fuori tre difensori centrali in tre ruoli, visto che giochiamo con tre. Avevamo fuori Marlon, Pablo Maria e Ranocchi, più altri due, insomma. Così, bisogna stare calmi e andare avanti. Questo vuol dire che Stroppa è confermato? Ma sì, assolutamente. Io non so come mai, dalla prima giornata, ragazzi, abbiamo vinto il campionato meno di tre mesi fa, quindi stiamo tranquilli. Visto che siamo negli ultimi giorni di mercato, avete comprato tantissimo, è vero, ma si è fatto l'idea se a manca magari di comprato qualcosa? Tantissimo, non so perché si continua a dire che Monza è quella squadra che ha preso più giocatori. Se voi guardate, ci sono altre squadre che hanno preso molti più giocatori del Monza, basta vedere l'elenco numerico, provate a fare la classifica. Non so perché viene sempre fuori che il Monza è la squadra che ha comprato più giocatori, che non è vero. Detto questo, vediamo adesso. È inutile dire cose o dire bugie o dire mezze verità. Vediamo, c'è tempo fino all'1 di settembre alle 20, ma non credo che si farà molto. Vediamo. E quel poco magari importante, una sorpresa potrebbe esserci? No, sorprese. Chiunque arriva è una sorpresa, quindi una sorpresa sicura. Grazie.